Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Che cosa ci sarà mai qui dentro? Dovete sapere che ultimamente ho fatto un video su questa 500X, sulla pulizia della valvola PCV e devo dire che a volte le cose non vanno sempre come dovrebbero. Chi mette mano alle auto o alle moto sa benissimo che a volte ci sono degli imprevisti. Un bullone che non si toglie, una vite che si rompe, una vite che si spana. L'altro giorno ho postato il video sulla pulizia della valvola PCV. Come deve essere fatto, ovviamente senza nessun tipo di problema. Vi ho fatto vedere la procedura che si utilizza, ma nel momento in cui ho rimontato la valvola PCV, non esageriamo a stringere perché era. A volte queste cose possono succedere, purtroppo mi è successa, a volte capita perché ad esempio la valvola PCV in questo caso è in plastica, plastica col tempo si indurisce, poi è una plastica che è a contatto con i fumi di olio e quindi comunque vada è messa anche un pochettino sotto stress e quindi è successo che mi si è rotta la valvola PCV. Questo perché l'ho riavvitata con la chiave. Effettivamente quando l'ho smontata ho detto pure effettivamente è molto morbida, una comoda chiave da 24, ma era avvitata morbida. Quando poi l'ho riavvitato, ho detto magari gli do una strettina leggera leggera, però la chiave era molto grossa perché è una chiave da 24, mi pare. E effettivamente appena l'ho mossa, stop. Andiamo a vedere come ho rimediato nell'attesa del ricambio che vi faccio vedere. Lo scartiamo insieme, quindi speriamo che sia anche quello giusto, oltretutto. La guarnizione in foto è diversa, ma la valvola PCV è praticamente la stessa, anche perché comunque fa lo stesso mestiere. Il codice è PA66. Purtroppo si è spezzato questo filetto, si è proprio spaccato in due, vi faccio vedere. E vi ricordo che su www.manualidimeccanica.it trovate i manuali di meccanica moderna per auto GPL benzina diesel con tutti i componenti, questo compreso, visti in focus e tutta la manutenzione che c'è da fare alle automobili, insieme a tutte le problematiche che le automobili hanno per andare a cercare in modo dettagliato tutte le problematiche e risolverle. Quindi in ogni manuale trovate una spiegazione dettagliata più tutta una parte sulla manutenzione. Perché sembra tutto a posto, in realtà non è proprio vero, perché poi io ho rimontato tutto, vi ho fatto vedere come si rimontava ovviamente per fare un tutorial ben fatto e ho trovato un sistema anche per rimettere la mia valvola PCV in maniera da poter circolare in attesa del ricambio che è arrivato in un giorno. Il segreto sta in questo. Boom! Eccola qui la nostra valvola PCV spaccata. Già che ci siamo, l'andiamo a smontare e vediamo come è messa dentro. Già che l'ho spaccata, almeno rendiamo questa cosa utile. Comunque, ragazzi, il ricambio 6,90 euro l'ho pagato. Ed eccoci qua, vedete che all'interno c'è una molla con uno stantuffo centrale. La molla fa questo lavoro qui. Qui arriva il gas dal basamento, la molla quando arriva il gas si comprime e fa passare i vapori d'olio. Vedete che qui c'è il passaggio, quando è così è aperto, quando è così è chiuso. Questo è il movimento che fa la nostra valvola PCV continuamente dentro la macchina. Ho spaccato questo pezzo, ma almeno è stato utile perché abbiamo visto dentro come è fatto. I manuali di meccanica li trovate su www.manualidimeccanica.it. Sono i manuali di meccanica scritti in maniera più semplice possibile per rendere la materia adatta a tutti quanti, sia per auto GPL che per auto benzina che per auto diesel, anche in lingua inglese. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!